La scrittura è essenzialmente un modo di registrare un'informazione e di trasmetterla o conservarla per un tempo superiore a quello della comunicazione orale. Ciò è possibile attraverso l'elaborazione di un sistema di segni condivisi da una comunità di parlanti. È opinione diffusa che i caratteri che compongono i vari sistemi di scrittura siano stati anticipati dalla raffigurazione per mezzo di immagini. Si tratta in questo caso di una relazione iconica, vale a dire un rapporto tra il segno e la realtà, dove il segno assomiglia alla realtà che deve rappresentare. L'aspetto fondamentale di questo modo di rappresentare la realtà attraverso segni è che essi rappresentano le informazioni senza registrare una lingua in particolare. Un disegno di un cavallo rappresenta i cavalli senza rinviare a una particolare lingua, cioè senza suggerire ad esempio la parola cavallo in italiano o horse in inglese. Nel caso della scrittura vera e propria, i segni devono essere collegati in qualche modo alle parole della lingua parlata. Un segno può rimandare a una parola intera e si chiamerà logogramma, un gruppo di suoni e si chiamerà sillabogramma, o un suono isolato e si chiamerà lettera alfabetica. Quando un segno grafico funge da logogramma, esso molto spesso non informa il lettore sul modo in cui deve essere pronunciato. Il segno, cioè, sta per una parola che ha un certo significato e in qualche modo rappresenta quest'ultimo. Ad esempio, una delle più antiche parole registrate da una scrittura, risalente alla fine del IV millennio a.C., la parola sumerica ti significa freccia ed è trascritta tracciando il disegno stilizzato di una freccia. La rappresentazione grafica suggerisce la parola raffigurandone il significato. Ora, un punto fondamentale nella storia della scrittura è l'introduzione del principio di fonetizzazione. Il termine deriva dalla parola greca phoné, che significa voce. Ritornando alla lingua sumerica, noi sappiamo che la parola vita si diceva ti. Bisogna a questo punto pensare, come si potrebbe raffigurare con un disegno il significato della parola vita? Non è certamente possibile riassumere in pochi tratti grafici una cosa così complessa. A questo punto interviene il principio di fonetizzazione. Dato che è molto più facile rappresentare con un segno una freccia piuttosto che la vita, e dato che freccia e vita si pronunciano con gli stessi suoni, il segno della freccia è stato usato per trascrivere vita. Il principio è detto di fonetizzazione perché le parole scritte cominciano a indicare dei suoni di una lingua anziché i significati dei termini della comunicazione orale. Non è niente di più di come funziona un rebus. Ciò è possibile sulla base del fatto che in tutte le lingue esistono delle parole cosiddette omofone che si pronunciano cioè allo stesso modo. Ad esempio, in italiano con il suono riso si può indicare un alimento o una risata. Secondo il principio appena esposto, si potrebbe trascrivere la parola riso con il significato di risata attraverso un carattere che raffigura l'alimento. Non siamo ancora giunti a una scrittura sillabica. Abbiamo solamente visto che alcuni logogrammi cominciano a essere impiegati foneticamente per suggerire parole diverse che si pronunciano allo stesso modo. Un autentico sistema sillabico implica un fatto ulteriore e fondamentale. Un segno sillabico non esprime più un significato. Esso è sempre associato a una sequenza di suoni, e cioè una scrittura fonetica, e si tratta comunemente di una sequenza consonante-vocale o vocale-consonante. Il punto dirimente è che in un sistema sillabico si usa lo stesso segno per sillabe identiche in parole diverse, laddove molti logogrammi si possono pronunciare allo stesso modo pur avendo una forma grafica completamente diversa, senza contare che lo stesso logogramma può essere polisemico e quindi avere significati molto differenti pur avendo la stessa pronuncia. Ad esempio, in sumerico ci sono decine di caratteri diversi che si pronunciano du. Di conseguenza, non c'è alcuna coerenza tra la somiglianza fonetica della pronuncia di due o più caratteri e i loro segni, che risultano diversi. Uno dei risultati più problematici è che le scritture logografiche moltiplicano enormemente il numero dei loro segni. Si pensi alle scritture cinese e giapponese, che ne contano nell'ordine delle decine di migliaia. Una scrittura sillabica può rimanere sotto i 100 segni e non supera le poche centinaia. Questo meccanismo potrebbe essere applicato alla scrittura sillabica stessa.
Due caratteri sillabici che abbiano la stessa vocale o la stessa consonante possono avere due forme grafiche completamente diverse. Si pensi ai caratteri della lineare B, un'antica scrittura sillabica che registra una forma arcaica di greco. I caratteri DA e KA non hanno alcun tratto comune, pur condividendo il suono vocalico nella loro pronuncia. Lo stesso segno A è completamente diverso da KA e DA e non fa parte di essi, anche se il suono A è pronunciato in entrambi. Così come i caratteri KA e KE non hanno alcuna somiglianza, pur condividendo il suono consonantico. Sarà proprio la scrittura alfabetica a offrire una soluzione. Idealmente, l'alfabeto deve essere composto da segni, ognuno dei quali sta per un fonema. Il fonema può essere definito come l'unità contrastiva minima di un sistema di suoni di una lingua, in maniera schematica. Ogni segno deve rappresentare un suono che è distinguibile interamente da tutti gli altri. La maggior parte degli alfabeti oggi esistenti presenta dai 20 ai 40 caratteri. L'alfabeto oggi in uso in buona parte del mondo, variamente adattato alle esigenze delle diverse lingue, è quello latino, mutuato dagli etruschi che lo presero dai greci. Tuttavia, nella storia dell'alfabeto, un ruolo cruciale è stato giocato dalle scritture semitiche, elaborate per registrare delle lingue che sono gli antenati dei moderni arabo ed ebraico nell'area del vicino Oriente. Lo stesso storico greco Erodoto parla di Foinicheia grammata, lettere fenice, che sarebbero state introdotte in Grecia dal leggendario re Cadmo. Cerchiamo ora di comprendere gli aspetti essenziali di questo passaggio. In primo luogo, le scritture semitiche hanno eliminato tutti i segni che rimandano a parole intere, cioè i logogrammi, e tutti i segni fonetici che registravano sillabe con più di una consonante. In secondo luogo, queste scritture non includevano i suoni vocalici. Ciò significa che la scrittura fenicia, che è stata mutuata e riadattata dai greci, era composta da un numero ristretto di segni, ognuno dei quali stava per una consonante. Nel corso del tempo, le scritture semitiche elaboreranno dei sistemi per indicare alcune vocali, senza però riservare dei caratteri specifici per dei suoni vocalici, cosa che invece sarà compiuta dai greci, portando così alla luce l'alfabeto come noi ancora oggi lo conosciamo e impieghiamo. Ma cosa significa che i greci hanno riadattato la scrittura dei fenici? I semiti avevano preso probabilmente dei caratteri egiziani come ispirazione, chiamandoli poi con la corrispettiva parola semitica. Ad esempio, il segno che riproduceva la testa del bue è stato chiamato Aleph, cioè bue. Il termine Aleph diventa il nome del segno. Stessa cosa nel caso del segno Bet. Il carattere originario riproduceva un'abitazione o una casa e fu chiamato Bet, cioè casa. Questo procedimento si è tradotto in un fatto molto specifico. Il primo suono dei nomi Aleph e Bet è diventato poi la lettera della scrittura consonantica dei semiti, tra cui i fenici. E quindi il segno del bue o della casa hanno cominciato a rimandare a dei singoli suoni, quelli iniziali delle parole Aleph, cioè bue, e Bet, cioè casa. L'evento di fondamentale importanza è stato che le lettere, rappresentando ormai solo dei suoni consonantici, il suono di Aleph non era una vera e propria A, potevano essere fortemente stilizzate, allontanandosi sempre di più dal carattere originario fino a renderlo irriconoscibile. Solo il nome della lettera esplicitava ancora il legame tra una lettera e il pittogramma che l'aveva ispirata. A questo punto entrano in gioco i greci, i quali riadattarono la scrittura fenicia che trascriveva unicamente delle consonanti, completando il sistema alfabetico. I greci associarono talvolta dei suoni consonantici deboli, che assomigliavano al loro orecchio a un modo strano di pronunciare delle vocali, come il suono Aleph, alle vocali della loro lingua. In altri casi, invece, crearono dei segni ex novo. Questo processo è interessante perché nel passaggio da una lingua all'altra si perde il significato originario che era associato al nome delle lettere. Come abbiamo visto, in fenicio Aleph significava bue. Questo era coerente con il fatto che il segno associato al suono A era un bue, anche se ormai irriconoscibilmente stilizzato. Tuttavia, passando da una lingua all'altra, si perse il legame tra il nome della lettera, l'immagine pittografica e il significato del nome della lettera.
Il nome Alfa, della prima lettera dell'alfabeto greco, chiaramente ispirato ad Aleph, con il passaggio alla lingua greca non aveva ormai alcun significato se non la lettera stessa, e ogni riferimento al bue era definitivamente scomparso. Questo ultimo passaggio sancisce il massimo grado di astrazione di segni che arrivano a indicare i suoni di una lingua, senza alcun riferimento alla realtà oggetto delle parole che vengono trascritte o della realtà che ha ispirato la forma delle lettere. A questo punto è legittimo chiedersi: quale effetto ha avuto l'alfabeto sul pensiero filosofico della cultura che l'ha inventato? Il modo migliore per affrontare la questione è osservare le analogie strutturali tra il funzionamento dell'alfabeto e la filosofia di Platone, il quale visse in Atene tra il V e il IV secolo a.C. Cosa che risulta anche coerente con il fatto che il filosofo impiega a più riprese la metafora alfabetica per introdurre alcuni concetti chiave. Per Platone, la realtà è composta da unità fondamentali isolabili e perfettamente riconoscibili, che egli chiama forme intelligibili. Non si tratta cioè di unità corporee. Questa idea è per così dire alfabetica perché, come abbiamo visto, l'alfabeto deve essere composto da segni a cui corrisponde sempre lo stesso suono. L'idea di fondo di Platone è che gli elementi primi della realtà devono essere delle unità non ulteriormente scomponibili, perfettamente isolabili e caratterizzate da qualcosa che le rende uniche. Questi elementi rimangono identici anche se vengono mischiati in contesti diversi, e ciò corrisponde al funzionamento delle lettere alfabetiche. Ad esempio, nella parola sapienza, la seconda e l'ultima lettera sono la stessa, anche se sono vicine a lettere diverse. La stessa lettera si trova, ad esempio, anche in idea e forma. In tutte le parole in cui la lettera A appare, essa sarà sempre riconoscibile e non sarà riconducibile ad unità più elementari, e così per tutte le altre lettere alfabetiche. Non solo, la lettera A individua anche un tipo, essa cioè non indica un preciso momento in cui un parlante emette il suono A, bensì tutte le volte in cui quello stesso suono viene emesso, rappresentando un'unità stabile nel flusso della voce. Inoltre, le lettere non si associano indiscriminatamente. Ogni lingua accetta solo alcune sequenze di suoni. In italiano, ad esempio, solo in pochi casi una parola può finire per consonante, oppure non ci sono parole con troppe consonanti che si susseguono. In greco ci sono delle regole analoghe di associazione dei suoni. Ebbene, per Platone la realtà funziona un po' come i suoni che solo l'alfabeto riesce a rappresentare. Alcune delle unità che compongono il reale accettano di entrare in comunicazione, ed altre no, e questo solo in base a ciò che ogni unità è per se stessa. Ancora più profondamente, Platone asserisce che di queste unità che comunicano, alcune sono molto speciali per il fatto che comunicano con tutte le altre e rendono possibile la comunicazione stessa. Platone associa metaforicamente queste unità alle vocali. Delle sequenze di lettere sono accettabili e altre no. Queste sequenze sono rese possibili dal fatto che ci sono sia consonanti sia vocali, dove le vocali sono pensate come ciò che permette alle consonanti di essere unite. La realtà per Platone funziona sotto questo aspetto, esattamente come un alfabeto. Tutte le unità riconoscibili comunicano tra di loro grazie all'azione di alcune unità particolari che operano la congiunzione. Infine, più generalmente, se si considera nuovamente il passaggio dalla scrittura dei Fenici all'alfabeto greco rispetto all'allontanamento dall'iconicità, emerge un fatto filosoficamente centrale. Con i greci, i segni alfabetici e i loro nomi perdono qualunque associazione con qualunque oggetto nella realtà. La lettera alfa non raffigura più la testa di un bue, è ormai troppo stilizzata, e la parola alfa non significa bue, dato che è solo l'adattamento della parola aleph, che significava sì bue, ma in un'altra lingua. Questo allontanamento dalla realtà implica che l'alfabeto è pensato come una scrittura che riporta il linguaggio isolatamente rispetto alla realtà di cui il linguaggio parla. Intuitivamente, le raffigurazioni rappresentano le cose. Le lettere stanno per le parti sonore che compongono le parole che parlano delle cose. In questo modo emerge, in un certo senso, la relativa indipendenza delle parole rispetto alle cose, il fatto cioè che il linguaggio è una realtà, per così dire, a sé stante. Questo è un punto che Platone medita profondamente, là dove suggerisce al lettore che realtà e linguaggio sono connessi ma non coincidenti,
corrispondendo teoreticamente a un aspetto essenziale che emerge dall'uso dell'alfabeto. Trascrivendo i suoni che compongono le parole, l'alfabeto lascia comprendere la non coincidenza tra parola e ciò che la parola nomina. Non si può parlare di alfabeto, e probabilmente nemmeno di lingua araba, così come la intendiamo oggi, senza far riferimento al Corano, il libro sacro dell'Islam. Il termine, ad un uditore occidentale, rievoca immediatamente una seconda parola, religione. E senz'altro l'Islam è una religione, ma è errato credere che sia solo una confessione. Con le parole di Said Qutb, possiamo dire che l'Islam è la religione dell'unificazione tra tutte le forze dell'essere, ossia che vi sia un legame profondissimo tra la religione, chiamata nel Corano Din, e il mondo, Dunya. Come ci ha ricordato Massimo Campanini, già Al-Ghazali, tra i più grandi pensatori islamici, sottolineava il nesso, per così dire inviolabile, tra l'interiorità e l'esteriorità della realtà, con il conseguente strettissimo legame tra fede ed esistenza tutta, socialità, lavoro, comportamento. Pur descrivendo Dio come unico agente e il Corano contenitore dei principi di tutte le scienze, dunque Dio assoluta conoscenza, Al-Ghazali giunse a definire matrice della scienza l'intelletto umano illuminato dalla luce divina, in sintonia con l'idea, attestata nel libro, che Dio non precluda la conoscenza esperienziale dei fenomeni naturali. Il Corano è indubbiamente un testo estremamente razionale. Non a caso, Alessandro Bausani ha sottolineato come scopo della rivelazione coranica non è uno svelamento di misteri, è invece rivelazione di un metodo pratico per cambiare il mondo, più precursore di una praxis che di una filosofia-cosmologia. Nonostante si siano trovate alcune attestazioni scritte di passaggi coranici, su frammenti ceramici e altri materiali risalenti agli anni in cui visse il profeta Muhammad, si può dire che le prime diffusioni del testo coranico furono di natura essenzialmente orale, mentre l'idea di una sua codificazione scritta si rese necessaria a partire dal regno del califfo Abu Bakr, che raccolse gli sparsi frammenti del testo. Il profeta Muhammad, infatti, fu verosimilmente analfabeta, circostanza credibile da un punto di vista storico. La maggior parte degli abitanti della penisola arabica sostanzialmente lo era, essendo organizzata anzitutto in tribù nomadi, e attestata in qualche modo dal Corano, che per due volte si riferisce al profeta come ummi, ossia illetterato, condizione con una chiara potenzialità oracolare. Sarà poi il califfo Othman a promulgare una sorta di editio princeps del testo. Questa attuazione, tuttavia, si dovette confrontare con una realtà linguistica che rendeva difficile la comprensione della scrittura, mancando all'alfabeto arabo un sistema di vocalizzazione nonché dei segni diacritici. Bisognerà attendere alla JAG per avere una stesura del testo vocalizzata, leggibile allo stesso modo da tutti a un livello superficiale di lettura, si intende, essenzialmente lessicale. Proprio in questa V vocale, Louis Massignon riconosceva la cifra distintiva non solo linguistica, ma anche teoretica delle lingue semitiche. Tanto in arabo quanto in ebraico, saper vocalizzare un testo significa non solo poterlo leggere, ma riuscire a comprenderlo. È pertanto evidente la presenza di un passaggio non presente nelle lingue non semitiche, che modifica non solo la fenomenologia del pensiero, ma anche il processo di lettura. In qualche modo, è necessario comprendere il testo prima di poterlo leggere e nuovamente interpretare. Non si può, perciò, leggere una parola che non si conosce. Lungo tutto l'arco della sua evoluzione e ancora oggi, la lingua araba è sempre stata caratterizzata dalla presenza di diglossia. L'arabo classico, vulgata sacra per eccellenza, secondo Shubi rappresentativa dell'io ideale del soggetto arabo, non è assolutamente conosciuto da tutti gli islamici, né da tutti gli arabi, che per la comunicazione quotidiana si affidano ai dialetti regionali. Francesco Gabrieli ha definito la cultura araba grafomane. Provando a indagare le motivazioni di tale giudizio, Nadia Angelescu ha sottolineato non solo l'importanza data alla scrittura dall'Islam, religione di un libro, il Corano, che plurime volte evidenzia la rilevanza della forma scritta e degli strumenti utili a realizzarla, si pensi alla celebre Sura al-Kalam,
ma anche allo strettissimo rapporto che intercorre, tanto nell'arte quanto in poesia, tra le lettere dell'alfabeto e il bello. Al-Ghazali, nel Chimia Saada, l'alchimia della felicità, per spiegare il sommo grado della bellezza, ricorre alla metafora della scrittura, che, quando bella, manifesta nel modo più concreto qualcosa di molto simile alla perfezione. Ancora oggi, non è raro assistere a letture di poesie o passaggi coranici in lingua classica, spesso incomprensibile anche per un pubblico colto, estasiato, tuttavia, dalla bella armonia del suono della lingua, da una magia permessa. Egualmente spinti da una teoria del bello, i poeti di lingua araba hanno più volte utilizzato le lettere dell'alfabeto come simboli del corpo amato. La elif, ad esempio, potrebbe indicare la struttura flessuosa e magra della donna, la mim, gli occhi o le labbra, e la lam elif, il diavolo, oppure l'abbraccio. Inoltre, uno degli aspetti linguistici più intriganti, e ancora pressoché irrisolto, del Corano, risiede nella presenza di alcune lettere dell'alfabeto poste all'inizio di determinate sure, eventualità che da alcuni è stata vista come un mistero divino inconoscibile e che altri, anzitutto i sufi, hanno accolto in seno al pensiero mistico. Erroneamente considerata percorsa da un forte aniconismo, l'estetica arabo-islamica ha sempre dato una grande importanza al simbolo e anzitutto nelle zone più orientali all'immagine. L'alfabeto, utilizzato nell'arte del calligramma, si è per così dire trasfigurato non solo in rappresentazioni dal chiaro significato letterale, ma anche in disegni per così dire illeggibili, spesso anche perché grammaticalmente inesatti, e non per un errore, ma perché in qualche modo il significato non conta. Vale solo il segno, il significante. Il contenuto, per quanto esteriormente rappresentato da lettere, sarebbe affidato solo ed esclusivamente alla dimensione simbolica dell'immagine, spesso di natura antropomorfa e zoomorfa. La lingua giapponese scritta si compone di tre elementi fondamentali. Il primo sono i caratteri, i cosiddetti kanji, che sono stati importati dalla Cina ormai diversi secoli fa e che appunto nel corso dei secoli sono andati a tradurre in scrittura, a dare una forma scritta a una lingua, quella giapponese, che esisteva già. Esistono poi due sillabari che si chiamano hiragana e katakana. Hiragana e katakana sono delle derivazioni, delle semplificazioni di questi caratteri e si usano in modo distinto nella lingua giapponese scritta per esprimere l'uno soprattutto le funzioni grammaticali della lingua e quindi tutte le desinenze verbali, per esempio, ma anche delle particelle, delle preposizioni, congiunzioni. Invece il katakana si usa soprattutto per le parole di origine straniera. In teoria con i due sillabari si potrebbero scrivere tutte le parole del vocabolario giapponese. In pratica però i caratteri hanno una enorme utilità in quanto questi sillabari sono piuttosto limitati, quindi dal punto di vista fonetico le sillabe di cui si compone la lingua giapponese sono di numero limitato e questo spiega, per esempio, la presenza di numerosi omofoni. L'omofonia è sicuramente una peculiarità della lingua giapponese e nella stragrande maggioranza dei casi sarebbe impossibile distinguere una parola dall'altra se non ci fosse l'ausilio dei caratteri e quindi il ricorso alla memoria da parte di chi sta parlando o di chi sta ascoltando dell'esperienza fatta dei caratteri visti, quindi della lingua scritta. Un dizionario tra i tanti dizionari monolingua giapponesi, il Kōjien, il quale conta 48 omofoni della parola kōshō, per esempio, e in questo caso, come si può immaginare, soltanto il ricordo del carattere visto da qualche parte può disambiguare definitivamente la parola. Quando non si riesce a ricordare, e questa è una cosa che succede abbastanza spesso quando si ha una conversazione in giapponese, può capitare che si specifichi a quale carattere ci si sta riferendo, quindi si utilizza una parola e si mima, per esempio, la scrittura, l'atto di scrivere sulla mano e si fa vedere che ci si sta riferendo a un determinato carattere, oppure si ricorre a una seconda, una terza lettura del carattere che magari il nostro interlocutore può avere presente. Viene da sé che la lingua scritta in Giappone abbia un'importanza fondamentale, c'è sempre stata una grande consapevolezza dell'importanza di saper scrivere e leggere per condurre una vita positiva.
Il numero degli analfabeti in Giappone è molto ridotto. Ciò nonostante esistono ancora delle fasce di popolazione, ma si tratta veramente di pochissime persone, che non hanno accesso a un'educazione tale da permettere loro di conoscere tutti i kanji, circa 2000 kanji, circa 2000 caratteri necessari alla vita quotidiana di un adulto in Giappone. C'è un romanzo di Murakami Haruki che si intitola Kafka sulla spiaggia, che presenta un personaggio molto interessante, un personaggio che è una persona di una certa età. Lui non sa leggere e scrivere. Il termine che si utilizza in giapponese ci sono vari termini che si usano per indicare la condizione di analfabetismo. Uno di essi è Momo, che si scrive con i caratteri di scrittura e di cecità. Quindi l'analfabeta in Giappone è colui che è cieco, è colui che non vede, e per estensione diremmo che non comprende, il carattere, la scrittura, la forma scritta. Questo ci dimostra che anche in Giappone, così come per esempio nella nostra lingua, la condizione di analfabetismo ha un rimando diretto, in questo caso appunto all'alfabeto, alle lettere dell'alfabeto, nel caso del Giappone c'è un rimando diretto alla scrittura, alla forma scritta. Questo personaggio di Nakata, naturalmente, essendo una persona non istruita, non utilizza l'espressione analfabeta. Lui dice "ji o kakenai, shinbun ya hon wa yomenai", cioè non so scrivere i caratteri, non so leggere libri e giornali. Quindi si riferisce direttamente, con un linguaggio evidentemente semplice, proprio alla possibilità di produrre scrittura o di decifrarla, di poterla comprendere. Non è un caso che nella versione giapponese del romanzo il nome stesso di Nakata venga scritto nelle parti in cui il punto di vista nella narrazione è affidato a lui, venga scritto con il katakana, e quindi con uno dei sillabari, anziché con i caratteri, quasi a replicare in forma scritta l'impossibilità di Nakata di vedere, di decifrare, di avere una relazione con gli stessi caratteri che compongono il suo cognome. Quindi in Giappone sicuramente la dimensione della scrittura è essenziale. L'analfabeta, c'è anche un altro modo tra quelli più diffusi, che è Mugaku, però Mugaku è una parola che è composta da due caratteri che indicano l'assenza di studio, e quindi in questo caso non si parla tanto di persona analfabeta, si parla di persona non istruita, quindi di una persona che non ha studiato, quindi che manca di conoscenze. Invece Momo, il termine che utilizzavo prima, rimanda direttamente alla lingua scritta.